1882. Con il lancio di Fougère Royal di Hubigant nasce la famiglia olfattiva Fougère. 1917. Coty, con il suo Cifra, inventa una nuova famiglia olfattiva che da allora sarà nota al mondo come Cifra. 2010. La rinomata Maison Creed lancia quello che da lì in avanti non solo diventerà il suo profumo simbolo, ma sarà anche una fragranza che rivoluzionerà ancora una volta le regole della profumeria. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia, il canale che oltre a raccontarvi i segreti dietro le fragranze più esclusive, cerca di raccontarvi anche le conseguenze che queste hanno avuto o hanno tutt'oggi sul mercato della profumeria. L'episodio di oggi è un po' atipico e non poteva essere altrimenti, perché diciamocelo, sul re della profumeria è già stato detto tutto e il contrario di tutto, e limitarci a dire che ha il bergamotto in testa e il cuoio nel cuore, anche no. Non è nel nostro stile. È stato osannato, insultato, taroccato, imitato in lungo e in largo. Ma ciò che a molti forse non è chiaro è che Aventus è riuscito a stabilire un nuovo concetto, un nuovo stile di fragranza che negli ultimi 13 anni ha preso saldamente piede sia nella profumeria di nicchia che in quella più tradizionale. Certo che ha un prezzo importante. Certo che molte persone lo hanno acquistato solo per status. Certo che si possono trovare copie che durano il triplo a un quinto del prezzo, ma che non evolvono. Certo che per chi cerca qualcosa di ricercato oggi, Aventus non può essere la risposta. Ma per quanto io non sia pubblicamente un suo fan sfegatato, ogni volta che lo sento mi viene da esclamare, anche un po' infastidito, vi confesso. Però è proprio buono. E l'idea di questo episodio è nata proprio così. Prendendo l'ascensore con Giampiero, uno dei miei vicini di casa, che profumava di buono. E infatti io gli ho chiesto: Giampiero, ma quanto Aventus ti sei messo? E lui mi fa: no, no, guarda che è l'altro, quello che ho preso ieri. Tranquilli, dopo scoprirete che cosa aveva addosso. Mi sono quindi chiesto: quante volte hai sentito quell'odore negli ultimi anni? E non mi sono saputo rispondere. Per strada, camminando, nei locali, quando siamo alle fiere o quando scopriamo marchi nuovi, un simile Aventus c'è ormai in quasi tutte le case che producono profumi e lo si può sentire ovunque. A questo punto mi sono balenate in mente due frasi di due persone che di profumi ne hanno sentiti molti più di me e che probabilmente hanno già vissuto quello che stiamo vivendo noi. Tranquilli, nessuno dei due era vivo al lancio di Cifra di Coty. La prima affermazione è di Mario, agente di profumeria da mezzo secolo, che una sera a cena ha affermato: non ha più senso parlare di cloni di Aventus, perché ormai è uno stile di fragranza, è sdoganato. Anche chi non conosce Aventus apprezza e si rivede in quello stile di profumo. La seconda affermazione, e non poteva essere altrimenti, è di mia madre. La prima volta che le feci sentire Aventus, un po' indispettita, esclamò: ma questo non è un profumo da uomo, questo è un profumo da ragazzino. Già tu sei troppo vecchio. Il problema è che Victoria, classe 96 e con Margherita la persona che risponde alle vostre mail, quando l'ha sentito ha detto: questo è un profumo classico da uomo. No, no, non è classico. L'ananas e la mela, se li avessimo proposti negli anni 90 o prima ancora, sarebbero stati tirati dietro con tanto di flacone. Aventus non ha nulla di classico. Anche il fondo sempre riconoscibile della Maison Creed al mio naso non arriva, ma ha reso nell'immaginario comune di noi consumatori classica una fragranza che, se proponeste come classica a chi ha più di 50 anni, vi scoppierebbe a ridere in faccia. Provateci! Magari a furia di sentire dei cloni in giro il suo naso si è abituato a questo stile olfattivo, visto che nel logorio della vita moderna il tempo corre, non scorre. Senza entrare in dettagli di riformulazione, prezzo, scia, potenza, intensità e altre cose che esulano da questo discorso, lasciatemi spiegare, sempre secondo il mio modesto punto di vista, perché Aventus è un unicorno della profumeria e non solo quella artistica. Innanzitutto Aventus ha fatto Gozo un decennio prima di Gozo. Oggi Green Irish ha la bottiglia nera opaca, ma nel 2010 l'unica fragranza che per packaging e colori si differenziava dalle altre fragranze della Maison Creed era proprio lei. Non era arancione, ok, ma saltava decisamente subito all'occhio. C'è Alessandro Magno sopra, che per tanti, troppi clienti veniva confuso con Napoleone, facendomi sospirare e chiedere: ma scusi, ma secondo lei Napoleone aveva i coturni o gli stivali? E poi anche il nome, Aventus. Un nome che a me comunica molto con questo latino che vedo un po' come i numeri romani, conosciuti da tutti, ma se chiedete a qualcuno dove li vede, risponderà:
palazzi storici, i film di Rocky e i tatuaggi un po' tamarri dove si vuole celebrare una data. Questi sono solo tre degli aspetti di un mix che, almeno secondo me, nemmeno il buon Olivier e il figlio si sarebbero aspettati funzionasse così bene. E sono convinto che nemmeno loro si sarebbero aspettati un simile successo all'interno del proprio pubblico, visto che proporre Aventus nel 2010 ad un uomo classico ed elegante era qualcosa di disruptive, di fuori dagli schemi. Voi nel 2008 l'avreste mai immaginato che nel decennio successivo il maschio alfa, per così dire, avrebbe odorato di mela ed ananas? Vi invito a riflettere e ad osservare quanto la percezione di chi acquista una fragranza sia drasticamente cambiata a causa sua. Ma come è costruito Aventus e quali sono le caratteristiche di una fragranza che ha reso diffuso un nuovo stile? Partirei ovviamente dalle note di testa, in cui oltre all'ovvio bergamotto troviamo tanta ananas e tanta mela verde. Nello sviluppo della fragranza, che rimane comunque sempre alta, luminosa ed energizzante, arriva poi questa nota di cuoio morbido e privo di sentori affumicati che viene associato ad una nota di gelsomino, trasmettendo un senso di pulizia, rotondità ed eleganza. E se eleganza era stata la parola d'ordine per tutte le note di base dei profumi di Creed, potremmo dire che il tentativo di svecchiare l'accordo di musk, ambra grigia e sandalo, sostituendo quest'ultimo con la vaniglia, rendendola quindi più appetibile per un pubblico diverso e più ampio, è un tentativo che è riuscito alla perfezione. Una volta che è chiaro che Aventus è il capostipite e tutte le fragranze che si avvicinano a questo stile non sarebbero mai state concepite senza di lui, allontaniamo un attimo la nostra lente di ingrandimento e osserviamo che legacy, che eredità ha lasciato in pochi anni a questo mercato. Perché là dove c'è chi ha semplicemente riprodotto la fragranza in maniera più economica, c'è anche chi ha saputo innovare o rileggere lo stile imposto da Creed sotto un'altra lente. Per esempio, The Orchid Man di Frapen, che già vi raccontai più di un anno fa, lo potremmo definire come il tentativo di voler dare un taglio più classico rispetto allo stile moderno di Aventus, facendo sparire tutta la frutta ed utilizzando, oltre al bergamotto, delle note speziate di pepe nero per trasmettere una freschezza più asciutta. Poi, la parte più burrosa e morbida data dal gelsomino e dalla vaniglia lascia spazio ad una nota di rosa che rende la fragranza più asciutta e adatta ad essere indossata, nella mente di David Frossard, anche da un pugile alla fine dei ruggenti anni 20. Oppure ci si può focalizzare per cercare di rendere questa fragranza meno luminosa e più bassa per intercettare quel pubblico refrattario alle note più fresche e frizzanti, lavorando sulle note di fondo e abbandonando anche in questo caso la nota dell'ananas. È proprio l'idea che avevano in mente sia Jérôme Pinette che Vanina Muracciole quando hanno creato, rispettivamente, Morning Chess per Wilhelm e Vespro per Jeroboam. Entrambe le fragranze rinunciano all'ambra grigia e alla sua mineralità e costruiscono il loro concetto di uomo elegante moderno, in un caso partendo da una base di patchouli, ambra grigia e galbano, e nell'altra lavorando sui celebri muschi enigmatici di Vanina. Morning Chess risulterà quindi più cupo, privo di mineralità, più verde e balsamico. Vesper invece, oltre ad avere una grande proiezione, ha quel twist olfattivo a metà fra il soapy e l'ipnotico che perfettamente si adatta alle esigenze del pubblico di oggi. E visto che abbiamo parlato di Vanina e di Jérôme, diamo il giusto riconoscimento anche al compianto Rosendo Mateu. Il naso spagnolo rielabora questo accostamento di ingredienti con il proprio stile all'interno della sua linea, dona quel tocco floreale morbido assolutamente riconoscibile e trasforma il cuoio in una pelle scamosciata che per la sua morbidezza non è seconda nemmeno a quella di un daino. Il risultato è lontano da quello che oggi consideriamo moderno, ma è piuttosto qualcosa che attesta un'eleganza incontestabile che nei mesi più freddi ci scalda nel profondo. Inoltre, l'elevata concentrazione di questo suede è qualcosa che riempie letteralmente la stanza. Stiamo parlando in tutto questo del numero 2 di Rosendo Mateu, scusate. Ultima cosa, fiori sì, ma non polverosi e iperfemminili, quanto piuttosto, come ho letto in un bellissimo commento, dei fiori nettarini e succosi. E poi c'era chi era convinto che Aventus fosse già perfetto così come era appena vaporizzato e voleva esaltare l'apertura e far sì che la freschezza delle note di testa fosse presente lungo tutta l'evoluzione della fragranza. A questo proposito avrei due profumi che hanno realizzato questa idea in maniera ottimale. Il primo è una fragranza made in Italy, che Marinella, la storica azienda partenopea di cravatte e non solo, lancia per celebrare il suo centenario, vestendo Aventus di note più mediterranee. Il timo,
un binomio pino marittimo e cipresso che sostituisce il cuoio e un fondo di legno di cedro per dare una pulizia estrema. L'agrume si confonde con queste note legnose fresche e frizzanti e guadagna molta pulizia nell'evoluzione, trasmettendo sempre quella sensazione pulita, energizzante, ma allo stesso tempo asciutta ed elegante, che lo rende uno dei profumi aventi questo stile che personalmente preferisco. L'altra fragranza che è riuscita a rendere le note più volatili e fresche protagoniste e a garantirne una tenuta più che importante è Asivat di Nishan, che poi è anche il profumo che indossava il mio vicino di casa in ascensore, nonché l'ultimo di questo video. Con Asivat si vuole parlare a quel pubblico che cerca fragranze beast mode e che se il profumo non si sente per giorni non vale la pena comprarlo. Una beast mode, una durata settimanale sui vestiti, che è la precisa richiesta di una parte del pubblico di oggi. Se poi lo stile ricalca quello di Aventus, molto meglio. Ma proprio per questo, d'altronde la profumeria è un mondo estremamente soggettivo, Asivat divide. Per qualcuno è un capolavoro, ma per altri è privo di evoluzione, potente per essere potente e niente di più. Anzi, le note di fondo vengono spesso ritenute troppo aggressive. Altri invece lo eleggono a migliore fragranza in grado di ricalcare e migliorare lo stile di Aventus. Non c'è una risposta univoca, ma solo il nostro gusto personale. Queste erano alcune delle fragranze che ben conosco che ricalcano lo stile olfattivo imposto da Aventus, però cercano di aggiungere anche qualcosa ad una fragranza che è già nella storia. Potevamo sceglierne altre? Certamente. C'era l'Explorer di Montblanc, il classico Dupe di Zara, o anche l'Aventurier di Fragonard o il profumo di Guthridge. La lista potrebbe tranquillamente superare le tre cifre. Ecco perché, piuttosto che parlare di dupe, copie, imitazioni, dal mio punto di vista è più corretto parlare di eredità, di legacy appunto. Per questo episodio ho terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, vi invito a lasciare un commento con la vostra opinione, sempre se vi va, scrivendovi anche qual è il profumo che meglio conoscete che vi ricorda Aventus. Così vediamo se arriviamo a 100. Come sempre, buona serata e grazie di cuore per l'attenzione. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Profumi di Nicchia.